Peugeot amplia la propria gamma presentando una vettura tra la berlina e il crossover, offrendo una soluzione in più in termini di spazio e design. Nuova 408 si distingue fin dal primo sguardo. Una linea laterale discendente le dona un'anima fastback, mentre l'altezza da terra la proietta nel mondo dei crossover. Difficile identificarla in un segmento, mentre più facile è distinguerla dalla massa. Gli stilemi rimangono fedeli al marchio Peugeot, in particolare grazie allo sguardo, caratterizzato dalla tipica firma luminosa del leone. Un look grintoso che viene enfatizzato dalla presenza di nervature pronunciate, mentre un passaggio più armonico tra muso e calandra evolve la vista frontale di questa 408. All'interno, grazie all'utilizzo della piattaforma EMP2, i centimetri non mancano per entrambe le file dei sedili. Questo si traduce in una grande abitabilità, mentre la linea discendente dell'1.8 non compromette il bagagliaio, che raggiunge quota 536 litri. La tecnologia riprende il buon lavoro fatto da Peugeot sull'ultima 308. Un ambiente familiare, caratterizzato dal ben noto volante dal raggio ridotto e l'ultima versione dell'iCockpit, ormai marchio di fabbrica della Casa del Leone. Anche qui gli spigoli non mancano, creando un continuo stilistico con l'esterno. Per quanto riguarda il cuore di questa Peugeot 408, troviamo una gamma composta da benzina, mild hybrid e plug-in hybrid, mentre successivamente troveremo anche una versione elettrica. Niente diesel, quindi, ma largo spazio all'elettrificazione per una vettura che vuole guadagnarsi subito il ruolo di protagonista in un segmento di mercato ancora inesplorato. La visione del futuro secondo Hyundai passa attraverso il concetto di Progress for Humanity, che abbina prodotti concreti e variegati ad una presa di coscienza eco-friendly più vicina alle reali esigenze di ognuno di noi. Sempre più spesso vedremo auto e robotica al centro della produzione Hyundai, prodotti reali e funzionali che ci aiuteranno nella vita di tutti i giorni. La nostra visione è Progress for Humanity, la visione che ha Hyundai di facilitare la vita di tutti i giorni con delle soluzioni smart, rendendo più sicura, più sostenibile, più facile da essere utilizzata. Quindi non solo auto moderne ed evolute come l'ammiraglia IONIQ 5 o la media compatta con electric per viaggiare comodamente in elettrico senza più il pensiero costante della ricarica, ma anche i sistemi robotici come il robot Spot faranno sempre più parte della nostra vita. Il nostro robot, grazie alla collaborazione che abbiamo con Boston Dynamics, proprio per far vedere che cosa può essere capace di fare la tecnologia attraverso la combinazione intelligente di prodotti e ovviamente di innovazione. Alle auto ad emissioni zero si affiancheranno tutta una serie di prodotti e soluzioni smart al servizio delle persone. Spot non è solo un robot che può compiere gesti evoluti come il ballo, ma è anche in grado di eseguire ispezioni di routine incamerando dati utili alla sicurezza. Insomma, un viaggio nel futuro a bordo di auto come la Kona Electric, in grado di compiere viaggi anche lunghi come abbiamo dimostrato nel nostro speciale test drive dal Mar Tirreno all'Adriatico, un cost-to-cost non stop di circa 400 km che ha dimostrato come l'uso dell'auto elettrica nei viaggi anche lunghi non è più una chimera. Per ricaricare le batterie della Kona Electric con una colonnina ultrafast occorrono 50 minuti per avere il 50%. Per darvi un'idea, noi siamo partiti con una carica all'85%, circa 440 km di autonomia, e siamo giunti a destinazione senza dover fare una ricarica con il 15%, circa 50 km di autonomia, con un itinerario abbastanza vario che ha costeggiato porti, borghi storici, colline e altipiani come Castelluccio di Norcia, per poi ridiscendere verso il mare. Per chi non è ancora pronto al full electric, potrebbe optare per la Tucson plug-in hybrid, un SUV dall'aspetto sportivo e allo stesso tempo comodo a bordo, dal cuore ibrido ma attento ai consumi, assicura consumi decisamente accettabili per un benzina grazie alla spina in più e propone tutti i vantaggi del sistema plug-in a patto che si abbia la possibilità di attaccarla ad una presa elettrica domestica o tramite colonnina di ricarica rapida. L'autonomia 100% elettrica dichiarata è di ben 62 km, ottimi consumi a patto di
mantenere sempre carica la batteria e con piede leggero. E per gli incontentabili c'è poi l'ammiraglia IONIQ 5, un salotto viaggiante ultramoderno. Questa vettura è veramente il biglietto da visita, direi proprio lo stato dell'arte della mobilità elettrica. Questa vettura è una vettura disegnata, prodotta, ingegnerizzata per essere una vettura elettrica. Non chiamatemi più monovolume. Eh sì, perché la nuova Serie 2 Active Tourer strizza più l'occhio ad una moderna crossover che ad una monovolume classica. Crossover fuori e monovolume dentro, accattivante e moderna nelle forme e spaziosa a bordo per assecondare le esigenze della famiglia. Nella versione benzina mild hybrid 223i anche parca nei consumi in ambito cittadino ed eco-friendly. E se maciniamo tanti chilometri tutti i giorni su percorsi extraurbani, c'è sempre il diesel come opzione da non sottovalutare. Giunta la seconda generazione, era il momento giusto per una rivoluzione che la ponesse in linea col nuovo corso stilistico BMW. Quindi ecco il frontale con maxi griglia e doppio rene per dare maggiore impronta sportiva, mantenendo un andamento armonico delle proporzioni. Tecnologie ed interni da prima della classe, tanto che a bordo sembra quasi di stare in una piccola iX. Compatta fuori ma spaziosa dentro, insomma un'ottima abitabilità. Tanto comfort per chi viaggia sui sedili posteriori, tra l'altro scorrevoli di qualche centimetro per favorire i litri del bagagliaio oppure i centimetri per le gambe. Davanti invece a catturare l'occhio è il disegno di plancia e tunnel centrale, con quest'ultimo che grazie all'adozione del cambio shift by wire guadagna una nuova conformazione flottante, sicuramente scenografica. Anche la plancia fa un grande passo in avanti rispetto alla generazione precedente, con uno stile moderno e ricercato, anch'esso ripreso dall'ammiraglia iX. L'adozione del pannello curvo posto davanti al guidatore porta con sé il meglio della tecnologia disponibile al momento, offrendo tante informazioni, tutte gestibili tramite il touchscreen dell'infotainment. Vista la propensione alla vita di famiglia, la sicurezza non può che essere da prima della classe, con una sensoristica attiva sempre attenta e ben tarata che permette una guida rilassata sia in città che nei tratti autostradali. Protagonista della prova la versione 223i Active Tourer con cambio automatico, una mild hybrid a 48 volt. Un motore 2000 turbo a benzina abbinato ad una unità elettrica per un totale di 218 cavalli. A nostro giudizio una scelta vincente che riduce i consumi e permette una guida fluida e senza strappi. La dinamica di guida è da vera BMW e non certo da monovolume. Insomma, per famiglia sì, ma sportiva quando serve. Non è mai facile migliorarsi. Se poi ti chiami Skoda Fabia Rally 2 Evo ed hai vinto oltre 1700 rally, il compito si fa ancora più difficile. È questa la missione dei tecnici Skoda, alle prese con gli ultimi test della nuova Fabia RS Rally 2, la variante super prestazionale pronta a raccogliere l'eredità della casa boema e gareggiare nel prossimo campionato WRC. La nuova compatta da rally della Fabia ha solo lo stile, stravolto sotto il nome della cattiveria senza mezzi termini per quanto riguarda pendici aerodinamiche e spigoli. I tecnici Skoda Motorsport sono partiti dal telaio per contenere il peso ed aumentare la rigidità in ogni condizione. Nuovi anche gli ammortizzatori, più rigidi, e dalla corsa più lunga per sfruttare al meglio lo schema delle sospensioni, McPherson ovviamente, sia davanti che dietro. Per un'auto che passa metà della propria vita di traverso, il differenziale svolge un lavoro fondamentale, offrendo la potenza sempre alla ruota giusta. Su nuova Fabia RS Rally 2 è previsto il bloccaggio meccanico, sia davanti che dietro, che si attiva all'azionamento del freno a mano. E poi il cuore del progetto Fabia, il suo motore 2000 TSI.
Detta così, nulla di entusiasmante, ma i numeri parlano diversamente. Il quattro cilindri del gruppo Volkswagen subisce un totale cambio di identità. Una riprogettazione che porta questa Fabia a potenze sconvolgenti per la sua categoria, in particolare in relazione al peso. Così si apre un altro capitolo di Skoda nel mondo del rally, con l'obiettivo di conquistare titoli a suon di scoppiettì e drift, per continuare a legare questo marchio in modo sempre più indissolubile alla sigla RS. Volkswagen propone una nuova sfaccettatura del SUV elettrico. Sempre basata sull'ormai famosa piattaforma modulare MQB, la triade ID si completa con la versione coupé rialzata. Si chiama ID5 e ricalca le orme della sorella ID4, proponendo uno stile più sportivo senza compromessi all'interno dell'abitacolo. Un design affusolato con un carattere dinamico dato da una linea del tetto più rastremata a deformare la vista laterale posteriore, oltre ad offrire un briciolo di aerodinamica in più. La tecnologia, neanche a dirlo, rimane il cavallo di battaglia che si evince fin dal primo sguardo, grazie ad una firma luminosa evoluta a tutta lunghezza. Dentro la parola d'ordine è pulizia, fin quasi ad esagerare. Il reparto di infotainment svolge tutte le funzioni della vettura, annullando la presenza di tasti fisici, compresi quelli sul volante, in favore di una tecnologia a sfioramento capace di comunicare con il guidatore attraverso un feedback tattile. Rispetto al resto della gamma ID, con l'arrivo della nuova 5 subentra la terza generazione del software di controllo della vettura. Sembrerebbe un aspetto secondario, ma ormai a controllare la nostra auto ci pensano i software ed avere un sistema più intelligente porta a molte implicazioni. Ad esempio la ricarica, fondamentale nelle auto elettriche. Con l'aggiornamento 3.0 arriva una velocità di caricamento ottimizzata, fino a 135 kW. Inoltre, vista l'assenza di tasti fisici a gestire la climatizzazione per evitare le distrazioni durante la guida, si può chiedere direttamente alla vettura di modificare la temperatura, con un riconoscimento della voce ora più preciso e in grado di distinguere dove si trova chi sta parlando, e quindi climatizzare solo il sedile scelto. Anche il Travel Assist, il sistema di assistenza alla guida attivo, porta con sé delle novità, tra tutte il cambio di carreggiata attivo, per ridurre al minimo lo stress anche durante i lunghi viaggi e sfruttare al massimo le qualità di questo comodo SUV. Come da tradizione Volkswagen, le tecnologie sono tante, ma al di fuori del comparto di sicurezza attivo, convincente sia in città che in autostrada, bisogna mettere mano alla lista degli optional per portarsi a casa una vettura completa e dinamica. Con la versione Pro Performance si trova il compromesso ideale tra dinamicità e percorrenza, ma se si cerca qualche secondo in meno nello scatto o la sicurezza della trazione integrale, al vertice della gamma troviamo la ID5 GTX. Per assaporare al meglio le doti sportive di questo SUV coupé. Quando si aggiunge una S, di solito è sinonimo di sportività e farlo su un ammiraglia extra lusso come la Bentley Flying Spur sembrerebbe a dir poco esagerato, ma a noi l'inarrivabile piace e pensare ad una supercar camuffata da salotto a 5 stelle ci mette il buon umore. Vuoi perché saranno gli ultimi ruggiti prima dello tsunami elettrico che spazzerà via tutta la sinfonia dei motori vuoto, vuoi perché alla fine affianca le sorelle Continental GT e GTC come ovvia conseguenza, pensare alla Bentley Flying Spur con la S ci sembra quasi normale. L'allestimento S ad hoc predilige le tonalità scure, tanto per l'estetica esterna quanto per gli interni che andranno ad equipaggiare sia la versione 4 litri V8 sia la plug-in ibrida V6.
Nero lucido in evidenza su fari, terminali di scarico e calandra per enfatizzare l'anima sportiva ed elementi cromati per far da cornice. A completare il quadro ci pensano i nuovi cerchi in lega da 22, in nero lucido o satinati, che incorniciano le immancabili pinze freno rosse. Anche a bordo lo spirito S è ben visibile, con i sedili ben profilati in pelle e tessuto dinamica e beige in risalto su plancia, batitacco e schienale dei sedili. Flying Spur S è disponibile con motore 4000 V8 da 550 cavalli e 2000 V6 plug-in hybrid da 544 cavalli. In entrambi i casi le prestazioni sono da sportiva di razza, con accelerazioni da 0 a 100 in 4 secondi netti e velocità massima che tocca i 320 orari. Di serie sono previsti il sistema Bentley Dynamic Ride, che agisce sulle sospensioni a controllo elettronico per smorzare al massimo il rollio, e le ruote posteriori sterzanti, che migliorano la dinamica di guida.